Quando un attore conosce il personaggio e lo conosce nei minimi particolari, tu non puoi distrarlo a fare altre cose o addirittura cose terribili che io nella mia carriera ho vissuto, quando il regista ti dà le intonazioni, è una cosa terribile, una cosa che non si fa, una cosa pazzesca, e mi è capitato purtroppo. No, 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 tu devi dire così, 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 no, no. Che fine hanno fatto questi registi? Non lo so. Per esempio, posso citare un maestro con il quale ho lavorato diverse volte, come Haber, che ci ha lavorato, che è Pupi Avati. Pupi Avati è uno di quelli che ti dice: io non ti voglio sentire, tu devi stare là, io voglio che tu muovi la bocca, ma non voglio sentire la voce, perché devi fare le cose più piccole, minimaliste, proprio non devi andare a alzare la voce, colorare la recitazione con la voce, perché è terribile.